60esima edizione della Fiera di Polpenazze, inaugurazione oggi. Alberto Cavalli, presidente della provincia di Brescia, ha voluto essere presente ancora una volta, oramai credo in 10 anni di mandato non sei mancato mai a questa inaugurazione. Oggi purtroppo per te è l'ultima inaugurazione di questa fiera, perché poi ovviamente per motivi burocratici, amministrativi, non puoi più essere ricandidato e presente quindi come presidente. Ecco, 60 anni sono tanti, ma non li dimostra la frase così storica, ma è vero per Polpenazze. Per me certo, l'ultima fiera, l'ultima inaugurazione da presidente, ma nessuno potrà impedirmi di tornare qui con un po' più tempo per assaggiare il buon vino, una goccia di olio, i salumi, i formaggi della magnifica terra gardesana della Val Tennesi. E poi i bresciani qui ci vengono tanti, ci vengono tutti, come sono venuto io per 10 anni, con la soddisfazione di vivere la crescita in qualità ed economica di un territorio che ha investito nel vino, nel territorio, nelle produzioni agricole e tipiche, fino a diventare una delle aree più preziose a livello nazionale, una di quelle nelle quali qualità ha dato i suoi frutti. È un percorso che la provincia di Brescia in questi anni, l'ente provincia, ha accompagnato, aiutando i produttori a crescere in competenza, aiutando direttamente attraverso il centro viticolo provinciale le aziende. Insomma, con i produttori, con i consumatori siamo stati protagonisti e questa è la più grande soddisfazione. Presidente, alle tue spalle le vendemiarine famose di Polpenazze portano i prodotti della terra. La provincia di Brescia, attraverso gli assessorati, si è data molto da fare in questi anni per la valorizzazione di questi prodotti. Credo che i prodotti che qui portano siano già un esempio di quello che noi bresciani riusciamo a fare ancora. Beh, qui c'è il pane, ci sono i prodotti dell'orto, ci sono le uova, ma ciò che più conta, qui ci sono le viti, qui ci sono le piante d'ulivo, qui c'è una formidabile tradizione, ma anche un gruppo di produttori che ha saputo affrontare i rischi del cambiamento, ha saputo investire, ha saputo vincere le sue sfide. E le vendemmiarine d'Armeno sono un emblema, un simbolo, una bandiera di questa fiera che festeggia la sua 60esima edizione, nata nei primi anni del dopoguerra nel segno della speranza, della fiducia, una speranza e una fiducia consolidate lungo tanti tanti decenni. Giuseppe Turina è il sindaco di Polpenazze e presidente dell'ente fiera. 60 anni, non il sindaco, la fiera ovviamente, ma credo che è un obiettivo che da tempo preparavate, avete modificato anche un po' quello che era la location, il luogo, avete riportato tutto all'interno delle cosiddette mura del centro storico, un po' come le origini. Sì, siamo ritornati alle origini in modo che la ristorazione completa sia all'interno delle mura del centro storico, delle mura del castello. Quindi la fiera si è rinnovata con il 60esimo, con le zone gastronomiche tutte all'interno e quindi abbiamo portato quello che sono anche i sapori della Val Tennesi all'interno della fiera stessa, dagli stand. Oltre anche al reparto della gastronomia nel piazzale del castello. Ecco sindaco, cambiamenti, mutamenti, ma il pubblico è sempre numeroso, credo che anche quest'anno si possa raggiungere degli obiettivi importanti, appuntamento per l'anno prossimo. Sì, se il bel tempo ci dà ragione, no, dovrebbe arrivare tanta gente. Ieri sera abbiamo avuto una marea di gente, molti giovani che degustano il vino e hanno cominciato a imparare a degustare, perché non è questione di bere, bisogna imparare a degustare il vino. Quindi ho visto che ci sono molti giovani che hanno riempito le piazze verso le 10 così, una marea, un mare, proprio un fiume in piena, insomma, e siamo molto contenti di questo successo anche per la pubblicità che daremo alle aziende piccole, perché le grandi aziende sono attrezzate dal punto di vista commerciale, invece le aziende piccole sono attrezzate e hanno bisogno di una vetrina e di un banco d'assaggio come quello della fiera. Questo significa che anche i giovani stanno apprezzando il vino, cosa che ultimamente avevano lasciato un po' perdere a vantaggio della Coca-Cola, della birra, di queste bevande. Il vino non va abusato, ma va degustato, sorseggiato, come diceva Veronelli, e soprattutto... Sì, il vino da parte dei giovani viene assaggiato con cura, perché abbiamo visto, constatato che anche la Corte degli Assaggi, dove hanno la possibilità di degustare dei vini e dare dei giudizi, molti giovani si approcciano a questa corte e quindi diventano degli intenditori. Stefano Bottarelli, assessore all'agricoltura del Comune di Polpenazze, oggi oltre all'inaugurazione della fiera 60esimo anniversario,
avete anche fatto l'inaugurazione di una fontana alla vasca, l'acqua, ormai in tutti i paesi sta arrivando questa possibilità di prendere dell'acqua normale, naturale e gasata, qui l'avete fatta l'inaugurazione oggi, Polpenazze avrà anche la sua fontanina. Dopo tanto vino avremo anche un po' di acqua, comunque in questa splendida terrazza con la calura estiva sarà anche piacevole poter attingere a questa fonte, oggi per l'appunto inaugurata, però mi raccomando, adesso siamo alla fiera di Polpenazze, non lasciamoci dentare dalla fontanella appena inaugurata e proseguiamo con le degustazioni del nostro buonissimo vino. Franco Nicoli Cristiani, assessore alla Regione Lombardia, Fiere e Commercio, non poteva mancare a questa 60ª inaugurazione, un evento importante, un appuntamento regionale importante con i prodotti dell'agricoltura. Questa è una perla per le fiere lombarde, si svolge anche in un momento particolare che la rende ancora più interessante. Sono stato anche alla presentazione di questa manifestazione e sono sempre stato presente da quando sono assessore, quindi continuerò a essere presente perché la vedo crescere tutti gli anni. Mauro Parolini, assessore ai lavori pubblici a provincia di Brescia, oggi festeggiare questa 60ª edizione della fiera di Polpenazze, una fiera importante, una fiera che negli anni si è consolidata, ovviamente 60 anni non sono pochi, ma che sta ancora crescendo, ovviamente anche da parte dell'amministrazione provinciale, oggi anche Presidente Cavalli, come del resto ci avete abituati a essere presenti voi dell'ente provincia, presente anche in fatto di abilità. Polpenazze ha avuto dei grandi cambiamenti, dei grandi interventi, credo che popolazione e artigiani siano anche contenti. Io credo che siano contenti di come sono amministrati, delle infrastrutture che abbiamo realizzato, però devo anche dire che gli enti pubblici hanno il gioco più facile quando c'è una realtà sociale ed economica vivace, è quello che succede sul Garda, che succede anche in Valtenesi. Il fatto che la fiera premi 44 eccellenze nei vini, che premi gli oli che ogni anno diventano sempre migliori, significa che ci sono imprenditori, ci sono agricoltori che si impegnano, che ci mettono del proprio, che rischiano anche in una situazione come questa di difficoltà per aumentare la qualità dei prodotti, per ottenere sempre di più da una terra che è generosa e ricca, ma solo se viene lavorata come si deve e se i prodotti che dà vengono lavorati in modo adeguato. Quello che bisogna fare è sommare alla qualità ormai elevata dei nostri vini, dei nostri oli, un'immagine sempre più legata al territorio, sempre più legata al lago, perché chi compra un vino e un olio vuole la qualità, vuole anche l'immagine. Insomma, certi vini hanno fatto fortuna perché evocano un mito. Bene, il Garda deve lavorare di più in questa direzione, dobbiamo essere capaci di collegare i nostri prodotti della terra con l'immagine di un lago che ha delle bellezze straordinarie. Credo che se riusciremo a fare questo arriveranno altre e nuove soddisfazioni ai nostri produttori e ai nostri territori.